Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Però oggi comincio, me la faccio io una domanda perché dovete aiutarmi. C'è una cosa che non capisco. Leggo un titolo su Repubblica, sì, nelle pagine interne. Radio, a scacciare la crisi sono gli smart speaker e i PC. DJ seconda negli ascolti. Chi è la prima? C'è qualcosa che non ti quadra, sappiamo. Giustamente. Vabbè, sì. Vabbè, ma è su Repubblica, dai, dai. Possiamo dire una cosa su questo? Vedi, perché... però è su Repubblica, questo è il bello. Cioè, l'informazione è una cosa seria. Allora, abbiamo fatto una gara di velocità. È arrivato secondo Enrico. E chi è arrivato primo? Perché poi lo devi dire. Cioè, dammi il podio, almeno i primi tre. Hai ragione, Possiamo, Davide, dirla una cosa fuori dai denti, una volta per tutte? Perché hai ragione. Cioè, la correttezza dell'informazione vuole che anche se RTL 102.5 non è figlia di un gruppo, esatto, diciamo, imprenditoriale che edita quotidiani, rimane ormai da anni la prima radio italiana. È ovvio che l'interesse di Repubblica per DJ deriva dal fatto, lo spieghiamo, no, va spiegato legittimo agli ascoltatori, perché non lo sanno. È lo stesso gruppo editoriale, ma esatto, è totalmente legittimo. Però dammi l'informazione, se c'è il secondo dimmi chi è il primo. Siamo noi! Vabbè, l'abbiamo chiarita. C'è Davide Giacalone che parla ai microfoni della prima radio italiana. Adesso, sempre sulla prima radio italiana, sì, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Corriere della Sera: si lavora al Conte Ter tra gli ostacoli, da oggi le consultazioni al Quirinale. E poi appunto Repubblica fa un titolo diverso, al di là della classifica delle radio. Conte nelle mani di Renzi, la crisi al buio. Davide, a te. Allora, sentite, qui la questione è molto semplice. Il tema è quello che il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita. Siamo più o meno nelle previsioni alla metà di quello che è previsto nei conti del governo. A chi si fosse dimenticato che esistono problemi economici, ricordo che se noi avessimo lo stesso spread della Spagna, la Spagna sto parlando, non mica della Germania, della Spagna, risparmieremo 1.600 milioni di spese sul pagamento degli interessi. Siamo indietro con la campagna vaccinale, che si dica. Oggi c'è una bella intervista di Ornella Barra, che è amministratrice manager di un gigante di case farmaceutiche, ci ricorda che nel Regno Unito e in Stati Uniti già si fanno le vaccinazioni nelle farmacie, e che questo velocizza molto e che potrebbe consentire anche in Italia di velocizzare molto le vaccinazioni, naturalmente non appena saranno disponibili dosi in abbondanza, cosa che dovrebbe avvenire fra poco. Queste sono le cose sulle quali bisogna impegnarsi, prevedere, qualsiasi governo si faccia. Questo è quello che conta: piano Next Generation e piano di vaccinazioni. Se fossimo un paese di persone, diciamo così, che guardano all'interesse nazionale, c'è un signore che va in circolazione, si chiama Mario Draghi, che ha competenze, standing internazionale, potrebbe accompagnare questa fase. Prendo conto che non si farà mai, stiamo parlando di altro, perfetto. So bene che in questa legislatura per reggere un governo bisogna utilizzare i trasformisti, perché se no, per la semplice ragione che se no non c'è una maggioranza di governo, però cerchino di farla meno palloccolosa e lunga, perché attirare troppo la corda poi c'è il rischio che qualcuno si stufi. Davide, su tutti i giornali ovviamente oggi c'è un ricordo del giorno della memoria, c'è chi lo fa con testimonianze, chi lo fa aprendo ovviamente, come nel caso di Repubblica, con un inserto apposito che si chiama Robinson, ovviamente una riflessione rispetto all'importanza della memoria. Decidi tu che taglio dare a questa giornata, a questo ricordo. Il rischio grossissimo che si corre è quello di cadere nella ritualità. La ricorrenza, il giorno della memoria, quindi a questo punto dobbiamo parlarne tutti per forza, perché è il giorno della memoria, e questo non è una buona cosa, perché la ritualità uccide invece quello che serve, e cioè la conoscenza, la cultura e la memoria. Il tema del giornata della memoria non sono le vittime. Tutti i giornali, ma è ovvio ed è giustissimo, naturalmente pubblicano pezzi e fotografie degli ebrei deportati, o quest'anno forse c'è un accento maggiore, fanno bene sugli ebrei che si ribellarono alla deportazione e ai ghetti. Ma no, il tema della giornata della memoria non sono le vittime, sono i carnefici, cioè siamo noi. È stato ricordato in diversi testi, però da ultimo c'è, diciamo, uno fresco che sta in libreria,
è un libro di Fiano, di Emanuele Fiano, che si intitola Il profumo di mio padre. Chi lo leggerà potrà anche sapere perché si parla proprio del profumo, in senso proprio come profumazione di mio padre. E Fiano ricorda che il nonno, suo nonno, italiano, ebreo, era fascista. Era entusiasticamente fascista, sì, cioè andavano in piazza con gli amici, andavano alle adunate, stendevano il braccio, duce, duce, duce. Quegli italiani lì sono stati traditi due volte, sono stati traditi come italiani, misconosciuti dagli altri italiani, e sono stati traditi come fascisti, perché mandati a morire, come purtroppo è capitato ai nonni di Fiano, e il padre di Fiano è uno che è sopravvissuto al Lager, mandati a morire dai fascisti. Ora, l'Italia era fascista, quelli erano i nostri nonni, noi non siamo diversi geneticamente dai nostri nonni, siamo solo più lontani, distanti da quella tempesta, da quella tragedia della storia. Allora non è che ogni anno dobbiamo fare chiamare la lacrima nei confronti delle vittime, dovremmo chiamare l'orrore nei confronti dei carnefici, cioè di noi stessi. Certo, hai citato Emanuele Fiano, che sarà nostro ospite alle 7.35 questa mattina, proprio con questo testo molto bello. Dobbiamo parlare di cose terribili, andiamo avanti, diciamo, in questo caso non così lontane ma troppo vicine. È la cronaca, lui provava per Roberta un sentimento morboso, i PM accusano il fidanzato. La storia l'abbiamo raccontata anche nei nostri giornali orari, nei giorni scorsi, questo 19enne che ha fatto trovare il cadavere della fidanzata 17enne e all'inizio, insomma, certamente, anzi tuttora non confessando il delitto, anche se poi il PM lo ha arrestato. Ora la situazione è molto molto grave perché ci sono dei precedenti ed evidentemente nessuno ha parlato o non abbastanza, Davide. Sì, sono due cose che colpiscono. Intanto sempre questo modo, che però è un po' sbislacco, di informare. Farò il garantista anche come sempre, nei confronti di tutti, anche di questo ragazzo, insomma. I PM accusano il fidanzato. Scusate, ma che volete che facciano i PM? I PM accusano, la procura, cioè c'è un morto, ce l'ha lasciato questo qui, che volete che faccia? Ma non è mica i giudici, questo è un equivoco, si continua a dare all'opinione pubblica in pasto questa roba. Vedremo nello specifico se questa persona è da considerarsi responsabile. Dicono i racconti degli amici, soprattutto delle amiche della ragazza, della povera Roberta, che lui era molto geloso, era molto possessivo. È molto fastidioso essere gelosi e possessivi, però non è un reato. Se poi questo l'ha portato a uccidere, lo stabilirà il giudice, non il pubblico ministero. Vi chiedo solamente una cosa. Secondo voi sarebbe lecito se oggi titolassi un pezzo su questa storia orribile dicendo si può amare fino al punto di uccidere? La famosa pubblicità. Sarebbe veramente una cosa di cattivo gusto. Ecco, nei confronti di un marito ammazzato è stato titolato, seppure di un fatto freddo, diciamo così, oramai distante nel tempo, si può amare al punto di uccidere. Vorrei che fosse chiara la risposta. Assolutamente no. Chi uccide ama pericolosamente, maniacalmente e malatamente se stesso. Nessuno dica mai che si alzano le mani, o peggio ancora naturalmente si uccide, su qualcun altro per amore, perché questa è una boiata che non può essere fatta passare neanche sotto forma di pubblicità. Continua la rassegna stampa con Davide Giacalone. Allora, dalle pagine interne della Stampa, Davide, leggiamo questo. In Danimarca c'è l'app del sesso, basta un click per dire lo voglio. Questa app che dà la possibilità di esprimere l'assenso ad avere rapporti nel corso delle 24 ore. A te. Allora, speriamo che non ci sia subito la traduzione italiana, che dopo Immuni e io ci sia pure l'app Vuoi? Posso? Oppure ti va? Devi mettere la freccetta per dire sì. Sapete, da questa sciocchezza, ovviamente, diciamo, lascerà il tempo che trova, non avrà nessuna. Però da cosa nasce? Nasce dall'idea che il desiderio, il sesso, la passione sia sopraffazione. Cioè noi alla fine della fiera, per le strade del rispetto, della parità, del politicamente corretto,
siamo ritornati dove manco la Santa Inquisizione nei momenti di più feroce oscurantismo si era mai spinta, cioè all'idea che fuori da un regolare matrimonio, spero che dentro il matrimonio debba utilizzare l'app, cioè anche perché diciamo così sarebbe abbastanza singolare dover ogni giorno ristabilire. C'era una canzone di Modugno che diceva: io non mi sposo perché ogni giorno ti dico sì, ogni giorno scelgo te. Ecco, mi sono sposato, almeno l'app forse possiamo rinunciarci. L'idea che fuori da quella, dall'istituzionalizzazione, bisogna avere il permesso. Tutto questo distrugge non solo il sentimento, la tenerezza, ma distrugge anche la fantasia, per cui devo dire che non invidio ai danesi questo fondamentale passo nella civiltà dell'app per dire ci sto. Caro Davide, vorrei chiederti un'opinione su un, scusate il colpo di tosse, su una storia che francamente lascia un po' i brividi oggi in prima sul quotidiano Il Messaggero. Uccisa a 15 anni dalle bulle, video shock in diretta social. Siamo in America, una rissa nel supermarket in Louisiana, la vittima coltellata a morte da una tredicenne. Le complici della killer hanno 14 e 12 anni, una di loro ha filmato e postato tutto sui social. Sì, intanto ci sono due sindromi. La prima sindrome è quella dell'aggressività come personalità. Abbiamo cominciato, gli Stati Uniti hanno cominciato prima di noi e infatti diciamo così si trovano più avanti in questo andare indietro. Abbiamo cominciato con i talk show, per cui bisognava essere aggressivi e così via. Ricordate il grande Funari di A Bocca Aperta? No? Che era una sorta di simulazione dell'aggressione, però fatta a voce, senza che nessuno ovviamente si facesse male, però poi è diventato a bocca aperta, è diventato il confronto politico e qualsiasi altra cosa. E accanto a questa sindrome dell'aggressività come personalità, cosa che non è, perché tu sei aggressivo quando ti manca la personalità, non quando ce n'hai troppa, e accanto a questo c'è l'idea di documentare e filmare tutti, compresi i reati, ma non sono i principi, ne sono in questi giorni nelle cronache, ci sono diverse, compreso l'abuso di una povera minore che ha problemi psicologici eccetera, che chi ne ha abusato si è ripreso e poi si sono anche scambiati i video, che uno dice ma bisogna essere scemi forte per riuscire a fare una cosa così, è considerato normale, come se non mi riprendo e se non mi metto su qualche social non esisto e quel che ho fatto non è mai esistito. Io vi garantisco che in una stanza da soli si può leggere un libro e anche senza informare gli altri si può goderne pericolosamente. Assolutamente così. Grazie a Davide Giacalone, naturalmente torniamo domani come sempre intorno a quest'ora. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti. Apriamo una pagina molto intensa, bella dal punto di vista proprio emotivo, perché occupandoci del giorno della memoria noi vogliamo presentarvi un libro veramente intenso, si chiama Il profumo di mio padre, l'eredità di un figlio della Shoah, è un libro scritto dal deputato del PD Emanuele Fiano, che racconta una sorta di passaggio di consegne di una memoria preziosa, una riflessione anche attuale sugli orrori del passato, quelli derivanti ovviamente dalla Shoah vissuta da suo padre Nedo, superstite di Auschwitz, morto il 19 dicembre scorso. Buona giornata a Emanuele Fiano e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato e buona giornata. Buongiorno, grazie a lei. Ho terminato di leggere questo libro ieri sera tardi, questo glielo devo dire, l'ho apprezzato tantissimo e mi permette di partire da un passaggio che ho segnato e ho conservato. Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie, lo sanno i miei amati figli e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro figli. Come primi le nostre madri o padri, noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla di fronte a una fetta di pane nero come il loro. Ebbene, che padre era Nedo e come così come le ha permesso di scoprire questa pagina terribile della nostra storia attraverso occhi che l'hanno vissuta, occhi diretti. Mio padre era un padre molto buono, ma anche molto sofferente, molto ottimista sul futuro, ma che portava dentro di sé delle grandi ferite. Come ho scoperto questa vicenda? Prima che lui la raccontasse, prima che lui ce la raccontasse, ho scoperto i segni sul suo corpo, i segni delle bastonature delle SS sulle gambe, i buchi sulle gambe, l'alluce mozzato, il numero di matricola
sul braccio, e poi le fotografie dei libri che erano in casa mia, le fotografie terribili dei lager, dei bambini, delle donne, degli uomini messi in dei mucchi di carne, oppure le foto dei bambini torturati, usati negli esperimenti. E poi mio padre, quando io ho avuto circa 14 anni, ha iniziato a raccontare in pubblico ciò che in privato non mi aveva spiegato, e lì ho iniziato a capire come mai nella mia casa non ci fossero parenti da quel ramo, come mai non ci fossero fotografie della mia famiglia, e poi dopo è nato un racconto molto lungo che è durato tutta la vita, nel quale mio padre ha raccontato non solo a me ma a moltissime centinaia di migliaia di persone la sua vicenda. Senta, che cosa l'ha colpita maggiormente di questi racconti, e forse mi riferisco di più a quelli privati che a quelli pubblici? È difficile dire che cosa mi abbia colpito di più. Mi ha colpito forse il perdurare dell'amore per sua madre, che lui ha salutato sulla banchina dei treni di Birkenau, perché la mamma è stata mandata alla gasazione immediatamente all'arrivo, il 23 maggio del 1944, mentre il padre ha resistito ancora 2 mesi insieme a lui. E questo amore per la mamma l'ha conservato fino a quando è stato cosciente, e anche una specie di promessa alla mamma di studiare, di laurearsi, che non so quando gli avesse fatto, e anche che il senso più forte dell'offesa che aveva ricevuto dai nazisti, dai fascisti, lo individuava nel trattamento che aveva ricevuto la madre. Ricordava di questa sofferenza nel viaggio durato circa 6 giorni, credo 6-7 giorni, nel carro bestiame dall'Italia, da Fossoli verso Auschwitz, con i genitori, e di questa mamma. Ricordava questa scena di una fermata del treno, credo verso il Brennero, della mamma che scendeva e che aveva bisogno di fare i propri bisogni corporali, dell'umiliazione della madre, sentiva ancora su di sé il dolore, e poi ovviamente tantissimi racconti dei compagni morti, dei suoi carissimi amici, Giulio Levi, Terracina, il fratello di Terracina, che gli morirono accanto. È difficile dire di un ricordo solo, sono moltissimi, e poi ovviamente la lezione morale che mio padre mi ha trasmesso. E si vede tutta la lezione morale, Fiano, al netto ovviamente del suo impegno in politica e ovviamente al netto anche delle sue posizioni, la dolcezza che lei trasmette attraverso il suo tono di voce che stamattina, e anche diciamo la scala valoriale che suo padre le ha trasmesso, si vedono tutti nella gentilezza con la quale lei fa la sua attività, al netto delle opinioni, appunto, quelle poi si possono discutere. Noi veramente la ringraziamo per essere stato con noi, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a leggere questo libro molto intenso, una testimonianza fortissima scritta da Emanuele Fiano, Il profumo di mio padre, l'eredità di un figlio della Shoah, edito da PM. Fiano, buona giornata e grazie per aver scritto questo libro. Molto grazie, gentile. Grazie davvero. Ricordando anche la bellissima prefazione di Liliana Segre che apre questo volume edito da PM, e poi quella considerazione che facciamo tutti: quando saranno spariti i testimoni, a noi spetterà il dovere di continuare a ricordare. È il momento della nostra rubrica dedicata al post in fabbrica, quindi aziende che cercano da subito del personale. E questa mattina parliamo di Blu Serena, azienda alberghiera italiana leader per ricettività, con oltre 12.000 posti letto in villaggi, hotel e centri termali in 6 regioni. E nella stagione estiva ha 3.000 dipendenti totali, ne cerca almeno 500 per la prossima stagione delle vacanze. Speriamo naturalmente che sia così. Ne parliamo con il direttore prodotto di Blu Serena, Salvatore Piazza, già collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Benvenuto, naturalmente, questo sfondo meraviglioso. Mi piace? Sì, sono quelli lì creati, ma mi sembra molto bello, il suo molto... È una delle nostre strutture, immaginavo. Molto, molto bella. Allora, partiamo dal... intanto stiamo parlando di un anno talmente particolare per il mondo del turismo che magari una riflessione su questo gliela chiediamo.
Beh sì, senza alcun dubbio è un anno particolare. È un anno che viene dopo la scorsa stagione, una stagione vissuta in piena pandemia, con grande attenzione a tutti gli aspetti appunto legati alla sicurezza dei nostri clienti. La stagione dello scorso anno abbiamo affrontato con tutte le difficoltà del caso, per cui la prossima proveremo ad affrontarla in memoria dell'esperienza pregressa e con una dose di ottimismo in più che ci spinge proprio a investire anche nella selezione del personale e nell'apertura di tutte le nostre strutture. Insomma, tanto ottimismo, speriamo insomma che tutto vada per il meglio. Ce lo auguriamo tutti noi per il vostro settore, ma anche ovviamente per il nostro piacere di viaggiare e quant'altro. Senta Piazza, allora voi cercate 500 figure per la prossima stagione estiva. Di che figure stiamo parlando? E facciamo riferimento anche all'Academy, che fa una formazione di altissima qualità e diversi vostri tirocinanti hanno oggi ruoli dirigenziali di responsabilità. Sì, allora iniziamo con le posizioni aperte. Ho detto bene 500 posizioni aperte per la prossima estate, ovviamente distribuite tra i vari reparti alberghieri. Le do alcuni numeri, ad esempio nel reparto cucina, che è uno dei reparti più, diciamo, più sempre più difficili da in cui trovare e reperire personale, abbiamo 110 posizioni aperte tra chef, tripartita, pasticceri, pizzaioli, comi di cucina, 60 camerieri di sala, 35 baristi, 20 bagnini, 125 camerieri piani, 12 manutentori hotel, poi facchine, detti pulizia e ristorazione e più in generale, e qui mi ricollego alle Academy, giovani che abbiano competenze e voglia di imparare nel turismo. E da qui appunto l'esperienza dell'Academy, che giunge quest'anno alla quarta edizione, è un'occasione per i ragazzi, un'occasione di un percorso formativo che naturalmente quest'anno è interamente con didattica online, che appunto inizia con una parte teorica e poi si completa in villaggio con uno stage retribuito nei vari reparti tra i quali si è fatto il corso specifico. I corsi sono cucina, calabati, lezioni hotel, contorti e booking, affitti economato, qualità e prevenzione, amministrazione del personale, insomma c'è un po' di tutto. Quello che conta è la motivazione, la voglia di imparare, la voglia di mettersi in gioco e naturalmente cercare un'opportunità per il futuro. Lei dica del suo bene, tanti giovani che hanno iniziato con noi facendo i tirocini nel corso degli anni hanno acquisito posizioni in azienda crescendo in maniera verticale. Il concetto di crescita interna per noi è un concetto essenziale, cioè noi ai giovani è vero che diamo un'opportunità di formazione, ma abbiamo anche una prospettiva di lavoro, certo, per il futuro, al netto della realtà stagionale delle nostre strutture, ma stagionale non significa precario, noi abbiamo collaboratori stagionali che lavorano con noi da 10-15 anni, quindi comunque diamo continuità. Non c'è dubbio e non dimentichiamoci insomma che per chi ci segue in radiovisione quei 500 dipendenti che cerca l'azienda lavoreranno lì, quindi nello sfondo che vediamo in altri posti, sì, in quel contesto, in quell'azzurro bellissimo, quindi insomma è per molti è un sogno. Non solo, vero, ce ne sono altri di buon luogo. Certo. Beh sì, naturalmente parliamo delle nostre 13 strutture, il punto di gestiva e una di prossima apertura nel nostro Appennino a Baresi, in Serena, Spalletti Village. E poi tra l'altro all'interno delle nostre strutture abbiamo anche una realtà importante come le terme di Torre Canne, che in questo punto vorrei ringraziare, certo, le terme per l'opportunità che ci hanno dato. Piazza, guardi, la dobbiamo salutare, purtroppo l'audio non è stato molto pulito nel corso di questa conversazione, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, comunque si è capito diciamo la ciccia della questione: 500 figure per la prossima stagione estiva, l'azienda è Blu Serena, dovete scrivere a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica per candidarvi. Grazie a Salvatore Piazza, buona grazie giornata. A voi. Grazie naturalmente. E salutiamo subito anche Don Antonio che è con noi. Don Mazzi, buongiorno. Sì, stamattina sono sì poetico. Prego. Gli occhi del tuo bambino valgono più di 100 stelle in cielo. Wow, è bellissima. Molto ripetiamo, bella. Gli occhi del tuo bambino valgono tuo più. Bambino brillano più di 100 stelle in cielo. Brillano più. Ma bellissima, Don. Grazie mille. Grazie per la poesia del mattino. Ciao. E viva le mamme e viva i bambini.
Certamente. Ci occupiamo di politica, si lavora al Conte Ter tra gli ostacoli, ma in realtà c'è, diciamo, e questo forse Pietro Salvatori e l'Huffington Post ce lo può confermare, in realtà, insomma, un retroscena veramente gustoso per gli appassionati di politica, perché ci sarebbe un patto silenzioso tra Zingaretti, leader del PD, e Renzi di Italia Viva, per in realtà far fuori Conte ed avere, con una maggioranza uguale a quella di adesso, un nuovo presidente del Consiglio, insomma un altro nome. È così, Salvatori, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è così, nel senso che è una delle ipotesi più concrete questa, perché Conte è la caccia ai responsabili, non gli è riuscita, almeno fino adesso. Diciamo che ha ancora 2 giorni per trovare almeno i 161 che gli consentirebbero di, come dire, succedere a se stesso per la seconda volta. Però queste persone non ci sono, questi senatori soprattutto non ci sono, e quindi la maggioranza inizia a ragionare su scenari alternativi, e lo scenario più probabile alternativo a Conte è che si ritorni alla vecchia maggioranza, quindi PD, Movimento 5 Stelle, LeU e Italia Viva, ma a questo punto senza Conte, con un altro premier. Si fanno alcuni nomi, se tra i 5 Stelle si parla di Maio e Patuanelli, poi ci sono i nomi di Guerini e Gualtieri del PD, ma insomma, ecco, l'ipotesi principale, che è quella del Conte Ter, inizia a vacillare in queste ore, perché di nuovi responsabili non si sono visti. Salvatore, nel frattempo c'è chi continua a premere perché si torni alle urne, insomma c'è il centrodestra e dice no, questa è l'unica strada percorribile, bisogna rimettere questa decisione, il futuro dell'esecutivo in mano agli italiani. Abbiamo capito o possiamo ipotizzare che cosa spererà il capo dello Stato Sergio Mattarella per uscire da questa crisi? Ma il capo dello Stato sicuramente è quello che, insomma, il Quirinale fa filtrare, è diciamo un elemento di stabilità nel sistema, cioè il capo dello Stato sicuramente vorrebbe non portare il paese alle urne in questa fase di pandemia, d'altra parte vuole delle maggioranze stabili, non raccogliticce, quindi non basate su una manciata di senatori che individualmente da l'ex centrodestra, l'ex grillino di volta in volta votano un governo, ma spinge appunto perché la maggioranza abbia una sua autonomia, una sua libertà di autonomia, e questo vuol dire numeri che al momento non ci sono. Devo dire che però il ritorno alle urne, almeno in questo momento, è l'ipotesi meno probabile di risoluzione della crisi. Ovviamente il centrodestra spinge fortemente, con delle differenze, perché poi Forza Italia non è la Lega, però con delle differenze spinge in quella direzione, ma in questo momento, vista anche la ricchezza di offerta di gruppi parlamentari al momento presenti tra Camera e Senato, credo che le urne siano l'ipotesi più la scelta ultima, diciamo così. Pietro, ricordo male, tra l'altro il centrodestra ha chiesto di andare in consultazione il compatto, cioè tutti insieme, sì, da Mattarella, no? Ricordi bene, al momento hanno chiesto una delegazione, al momento, insomma, per questo primo giro di consultazioni, ipotizzando che ce ne potrebbero essere, ma ci potrebbe essere magari un secondo, però per questo primo giro di consultazioni Salvini ha ottenuto da Berlusconi di andare insieme al Quirinale. Questo ovviamente vuol dire, per il momento, andare compatti e evitare che ci siano divisioni, perché una delle ipotesi di cui si parla, che al momento è abbastanza lontana, però rimane sul campo, è la cosiddetta maggioranza Ursula, cioè la maggioranza che votò al Parlamento europeo Ursula von der Leyen, esatto, Presidente della Commissione europea, che, per farla breve, è la vecchia maggioranza più Forza Italia. Questa è una delle ipotesi, per il momento però il centrodestra si muove compatto. Tutto chiarissimo, noi torneremo a disturbarti magari nei prossimi giorni, grazie quando a volete. Pietro Salvatori, giornalista dell'Huffington Post. Vogliamo così fare il punto sui risparmi degli italiani in questo periodo di emergenza, di pandemia. Ne parliamo con il direttore di Class CNBC, Andrea Cabrini, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per essere con noi, buona giornata. Allora, intanto ci potrebbero essere due situazioni assolutamente opposte, cioè chi in realtà ha risparmiato di più e chi invece ha dato fondo ai propri risparmi in questi anni, in quest'anno, chiamiamo così.
È esattamente quello che è successo. Il risparmio è stato una risposta all'incertezza, al Covid. Pensate che un terzo delle famiglie italiane, secondo la Consob, ha subito una riduzione del proprio reddito. Un terzo delle famiglie si dice non in grado di affrontare una spesa imprevista di 1.000 euro. Ma gli italiani hanno risparmiato e accumulato moltissimo, lo ricordavate prima. Da una parte non abbiamo potuto spendere, pensate ai risparmi sui trasporti, il carburante, i pasti fuori, lo shopping. Ma dall'altro gli italiani hanno risparmiato per la paura di subire una contrazione del proprio reddito, per l'incertezza, la paura per il posto di lavoro. 9 milioni di persone sono finite in cassa integrazione. E quanto hanno risparmiato in più gli italiani l'anno scorso? Parecchio. La propensione al risparmio nel 2020 è arrivata a sfiorare il 20%, significa ogni 100 euro guadagnati, 20 sono stati accantonati, poi è leggermente scesa in estate, quando tutti abbiamo speso un po' di più, adesso però è tornata lì. Significa che abbiamo sui conti correnti oggi 1.736 miliardi, pensate, una cifra che di fatto equivale quasi al prodotto interno lordo del nostro paese. Quindi cosa hanno fatto di questi risparmi gli italiani? Beh, li hanno messi sotto il materasso, li stanno tenendo in liquidità. Perché lo fanno? Perché questo dà un senso di sicurezza, è quasi un ansiolitico, hanno scavato una trincea per difendersi dall'assedio del Covid, dall'incertezza, pensate adesso anche alla crisi della politica, ma è una difesa stabile? No, da questo punto di vista è quasi controproducente per due motivi molto rapidamente. Il primo è che questi soldi sul conto corrente non rendono niente, siamo nel tempo dei tassi negativi, significa che si presta e si ha in cambio meno di quanto si abbia prestato. Le banche si preparano a far pagare il parcheggio della liquidità, come lasciare la macchina sulle strisce blu, questo per i tassi negativi. E d'altro canto questi soldi non giocano la partita della ripresa, se restano in panchina. Significa che si risparmia, si tiene i soldi in conto corrente per evitare il rischio della crisi, ma in questo modo si riducono i soldi in circolazione, si riduce la domanda, quindi si ridurranno anche i posti di lavoro, la retribuzione, e si avvicina la crisi, che è l'effetto che si vuole allontanare. Quindi una situazione quasi paradossale a cui bisogna dare una risposta. Da una parte il patrimonio degli italiani, il risparmio, è sempre stato un grande tesoro del paese e lo è oggi, deve essere usato anche per rispondere al bisogno di finanziamento delle imprese che ne avranno tanto bisogno. E dall'altro gli italiani sono sempre stati ottimi risparmiatori, ma anche pessimi investitori, perché hanno sempre portato a casa un rendimento in fondo alla classifica dei risparmiatori europei. Quindi bisogna fare anche un passo in più per mettere in gioco i propri soldi e portare a casa anche un rendimento più interessante. Una macchina, un fiume in piena nella sua analisi, Andrea Cabrini. Andrea, perdonami, dalle testimonianze degli ascoltatori, ma anche di amici, di persone con cui mi capita di parlare per la strada, va detto che se una volta i risparmi c'erano e si facevano per tentare appunto di magari poi nel futuro investire, comprarsi qualcosa, fare un viaggio, insomma togliersi uno sfizio, oggi gran parte dei risparmi, soprattutto di chi riesce a farli avendo una partita IVA o essendo un piccolo medio imprenditore, beh, insomma, si fanno per pagare le tasse, perché sono state sospese alcune cartelle esattoriali, ma arriveranno, non è che sono state cancellate. Quindi molti risparmiano, se risparmiano, per pagare le tasse che andranno pagate magari nel mese di luglio con il 7,40, o sbaglio? No, quello che dici è assolutamente vero. È ovvio che quello che è accaduto l'anno scorso, che ha bloccato il reddito per tante partite IVA, per tante persone che avevano lavori anche precari, li costringe però ad accumulare anche in chiave fiscale. Da questo punto di vista ci sarà un po' una doccia fredda quest'anno quando arriveranno anche le tasse da pagare. E d'altro canto sapete che alla fine di marzo il governo pensa anche, governo, prossimo governo, di spostare in avanti questa scadenza, terminerà anche il divieto di licenziamento, terminerà la cassa integrazione, per cui moltissimi stanno risparmiando anche perché sono preoccupati di quello che potrà accadere sul fronte del lavoro, oltre che su quello fiscale. Certamente è una reazione di paura, di incertezza, come stavamo dicendo prima, rispetto a piani di investimento a lungo termine, cioè piani per migliorare la propria vita. Siamo un po' in emergenza anche sul fronte del risparmio. Non c'è dubbio, collegato con noi nello studio, lo chiamerei così, da Class CNBC, Andrea Cabrini, stavo per dire Antonio Cabrini, ma lì andiamo su un altro questo settore. Questo è un classico, non ti preoccupare. Che non ha a che fare con l'economia. Non capita spesso. Con lo sport. Andrea Cabrini, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
apriamo una pagina sportiva dal decreto sull'autonomia del CONI alla Coppa Italia, ma insomma teniamo alto ovviamente il testa a testa tra Lukaku e Ibrahimovic ieri sera. È stato un momento, diciamo, di vera tensione, e vogliamo subito chiedere un commento a un gentiluomo del giornalismo sportivo, il direttore del Corriere dello Sport Stadio, Ivan Zazzaroni. Ivan, buona giornata a te, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie per il gentiluomo, ma non sono un gentiluomo. Rifiuta questa etichetta. Rifiuti, diciamo, questa mia, sì, definizione, lo trovo, Ivan. Lo trovo quasi offensivo. Ah, veramente? Sì, davvero. Io sono un disgraziato. Va bene, allora, dal disgraziato Ivan Zazzaroni. Cosciente di esserlo, quindi insomma ce lo sta raccontando, no? Va bene, okay. No, ma andiamo. Ci mancherebbe. Allora... No, non è che me lo sto raccontando, me lo raccontano gli altri, scusa. Ah, ok, è una definizione che le hanno attribuito. Va bene, Ivan, prenditi sto complimento e portalo a casa. Andiamo al commento, dai. Veniamo al commento. Il Corriere dello Sport fa un titolo molto duro su quanto accaduto ieri tra Ibrahimovic e Lukaku, titolo Vergogna. E beh, partiamo da qui. Beh, molto duro. Beh, voglio dire, avete visto la scena, secondo voi una scena divertente, piacevole, spettacolare? È chiaro che ha catturato l'attenzione della gente, perché quando c'è una, come in trasmissione, quando c'è il tono alto la gente si ferma, no? Però ho trovato veramente disgustoso come scena. Io non, è sport, è calcio, e quando arrivi a offese di questo livello, soprattutto a immagini di questo livello, chiaramente non ne faccio una questione moralistica, perché sono tutt'altro che un moralista, però non è tutta una cosa bella, francamente. Sì, sicuramente anche per le frasi che si sono poi scambiati, il labiale certamente le ha rese evidenti. Senti, secondo te qual era, Ivan, davvero la rabbia? Che cosa ha provocato la rabbia di questi due giocatori? Beh, no, sono due leader fondamentalmente. Uno, diciamo, riconosciuto, che è Ibra, che è nato in difesa dei calciatori. Poi c'erano sicuramente del qualcosa nel passato, quando hanno giocato insieme nel Manchester United, perché quando lui fa il discorso del rito voodoo, lo United, lui arrivò, Lukaku arrivò allo United dopo, si dice, un rito voodoo della madre, e Ibra gli consegnò la maglia numero 9, quindi chiaramente c'è il progresso, diciamo, non c'è una grande simpatia, e poi ci mette il derby, ci mette Inter Milan, ma soprattutto la reazione di Lukaku, che di solito è un buono, è un gigante buono, invece ha avuto una reazione molto energica, anche scomposta, e diciamo altrettanto maleducata, no? Ho letto che Conte era contento perché l'ha visto particolarmente dentro la partita, quindi ha detto: sono contento se ogni tanto reagisce in questo modo, se ogni tanto abbandona i panni del gigante buono e diventa leader. È uno scontro fra due grosse personalità, ecco, però è uno scontro molto acceso e poco divertente. Senti Ivan, diciamoci la verità, nel testa a testa, che non è stato fisico ma è stato di altro genere, più dialettico, tra il presidente del CONI e il ministro dello sport Spadafora, diciamo che in zona Cesarini ha vinto Malagò ieri con il Consiglio dei Ministri, che ha messo all'ordine del giorno l'autonomia del CONI. Però più in generale io ti voglio chiedere una riflessione come questo governo si è occupato dello sport, perché c'era una riforma che era stata messa in campo, che non è passata, non è stata condivisa da gran parte dei soggetti che lavorano nel campo sportivo. Qual è la tua analisi? Ma per la verità, prima era stato Giorgetti, Lega, a entrare a piedi uniti sul CONI, sulla distribuzione del denaro pubblico, e poi si è unito in seguito naturalmente Spadafora come ministro con la delega allo sport. È stata una testa a testa assolutamente prevedibile e assolutamente inutile, che però credo che possa aprire una discussione appunto su quello che è il tema fondamentale, cioè la distribuzione dei soldi pubblici. Perché se tu hai letto quello che ha detto anche, perché c'è una fronda interna al CONI, ma questo è evidente, l'abbiamo capito tutti, di alcuni presidenti che non sono a favore di Malagò. Si parla di laicrazia, cioè di governo delle carezze fondamentalmente da parte di Malagò, che è un uomo di grandi relazioni. E Malagò ha lavorato molto bene dal punto di vista politico, perché ha fatto intervenire Bach, ha fatto pressioni su Bach e ha ottenuto quello che voleva, cioè l'autonomia dello sport. L'autonomia dello sport è fondamentale, è importantissima, però bisogna certamente avere anche una forma di controllo nei confronti appunto della distribuzione del denaro, che è tutto lì il punto, cioè questi 400 e passa milioni come vengono distribuiti? Quindi è chiaro che ci sono delle federazioni che desidererebbero essere magari, non dico privilegiate, ma comunque trattate come altre,
E mentre dall'altra parte il governo, prima con la Lega e poi con il Movimento 5 Stelle, diceva no, no, siamo noi che dobbiamo intervenire, essendo soldi pubblici dobbiamo noi determinare dove devono essere destinati. Poi Spadafora c'è, che rientra nel, tra i miei antipatizzanti numero uno, numero due, numero tre, perché ha fatto un discorso assolutamente fuori luogo, è assolutamente populista, ha detto no, diamo lo sport di base, cazzate, le solite cazzate che si raccontano. Ivan Zazzaroni, da qui la definizione com'era? Com'è che la chiamano? Non la ricordo più. Non era ribelle, era qualcosa di simile. No, disgraziato. Grazie al direttore del Corriere dello Sport, Stadio Ivan Zazzaroni, che insomma non ama certe definizioni. L'avete sentito dal notiziario Flash, poi ve lo stiamo raccontando da ieri dopo le dimissioni del Premier Conte. Oggi partiranno ufficialmente le consultazioni al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, si partirà dai presidenti di Camera e Senato. Vogliamo parlarne con il professor Salvatore Vassallo, docente di Scienze Politiche all'Università di Bologna. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie all'invito. Allora, partiamo subito da questi primi incontri. Ci sono quelli istituzionali, ovviamente i presidenti delle Camere, e poi si cominceranno a incontrare i gruppi politici. Allora, da un suo punto di vista, qual è lo scenario più probabile da qui a tre giorni? Se devo dirlo subito, lo scenario che mi sembra più probabile è una ricomposizione del governo Conte, di un governo Conte ter, dentro il quale potrebbe ritornare Italia Viva. È effettivamente la cosa al momento più apparentemente più difficile, dato che il conflitto più forte e più evidente è quello tra il presidente Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, però entrambi forse dovranno prendere atto che le loro aspettative non sono realizzabili. Renzi perché dovrà forse prendere atto che senza Conte non c'è l'attuale maggioranza e non c'è la possibilità di continuare la legislatura. Conte, d'altro canto, dovrà prendere atto che senza Renzi non c'è una maggioranza abbastanza larga, perché per quanto sia andato avanti o possa andare avanti nella sua ricerca di nuovi alleati tra componenti del centrodestra o singoli parlamentari, potrebbe non arrivare al numero sufficiente per garantirgli la riconferma e la stabilità comunque in un periodo così difficile. Carlo Cattaneo, anche direttore dell'Istituto di Studi e Ricerche Carlo Cattaneo, io mi permetto di dirle che poi stamattina su gran parte dei giornali c'è un retroscena di diverso genere, che forse è più prepotente rispetto allo scenario che lei ha appena descritto, che è quello che riguarderebbe un patto tra il leader del PD Zingaretti e Renzi per far fuori proprio Conte e avere, diciamo, la stessa compagine di maggioranza a cui lei faceva riferimento, ma con un altro presidente del Consiglio. A conferma di ciò, le rileggo la notizia che Giusy Legrenzi ha dato poco fa nel giornale Orario Flash, che riguarda la nascita di questo gruppo di responsabili dove non ci sarebbe lei di Mastella. Questo significa che i voti non ci sono, si arriva a meno di 10, a 9. Sì, infatti quello che io dicevo nasce dal presupposto che i voti per un Conte ter senza Renzi non ci sono. D'altro canto è possibile naturalmente quello che dice. Io sono andato subito sull'ipotesi che al momento mi sembra più plausibile, ma so benissimo che ce ne sono molto altre, tra cui quella che lei ha citato, che è naturalmente plausibilissima. Dipende da una scommessa però molto ardua per il PD, cioè di rimanere plausibilmente competitivi come centrosinistra allargato ai 5 Stelle, dopo aver fatto fuori l'unica figura che al momento sembra riscuotere un po' di quella popolarità aggiuntiva di cui quest'area ha bisogno per poter sperare di vincere le prossime elezioni o di non perdere in maniera drammatica. Quindi può essere che questo sia anche il calcolo di Zingaretti alla fine. Naturalmente si tratta di un calcolo per il PD molto 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 rischioso, perché ripeto, oggi quello che noi sappiamo attraverso l'analisi dell'opinione pubblica, dei sondaggi, è quello che può valere. Il centro-sinistra allargato ai 5 Stelle è spacciato nei confronti del centrodestra, se si votasse, ha qualche chance solo grazie al consenso aggiuntivo che può portare la reputazione, la popolarità che nel frattempo il presidente del Consiglio Conte ha acquisito. Potrebbe trattarsi della scommessa che nel corso dei prossimi due anni si possono fare di nuovo altri miracoli. Questa è la ragione per la quale ritengo che
il PD potrebbe o forse dovrebbe, dal suo punto di vista, mantenere ferma la solidarietà a Conte, ma è naturalmente plausibilissimo che accada anche in un altro modo. Sappiamo che la situazione è molto molto fluida, quindi ci può essere il Conte Ter, certo, con l'Italia Viva, ci può essere un'altra soluzione, ci può essere il governo istituzionale, un governo guida PD, un governo guida 5 Stelle, però di tutte queste cose potremmo discutere. Sono arrivato alla soluzione che mi sembrava più plausibile, ma è ovvio che si tratta di una opinione, di una congettura. Dottor Vassallo, in tutto ciò i 5 Stelle sembrano così sull'orlo di una crisi di nervi, con il loro fondatore che non parla, Beppe Grillo, ha parlato insomma qualche settimana fa, quando la situazione era completamente diversa, e poi c'è un centrodestra che sembra innanzitutto che andrà dal capo dello Stato insieme, e poi che sembra orientato verso un ritorno alle urne, anche se c'è qualcuno che non la pensa così, perché c'è qualcuno della Lega che teme ad esempio che Berlusconi possa stringere la mano a Conte. Ecco, questa è un'altra soluzione che potrebbe andare nella direzione che citavo. Mi sembra difficile che ci sia uno spostamento significativo di parlamentari Forza Italia che compensino completamente l'assenza di Italia Viva, però il centrodestra ha una posizione, diciamolo, più chiara, anche perché è nella posizione elettoralmente più solida rispetto ai suoi contendenti. Parte sicuramente con una marcia in più dal punto di vista elettorale, tanto più se, ripeto, il centrosinistra legato ai 5 Stelle decide di falcidiare il suo principale asset, esatto, elettorale in questo momento. Chiaro, chiarissimo. Grazie davvero al professor Salvatore Vassallo, che è docente di scienze politiche all'Università di Bologna e direttore dell'Istituto di Studi e Ricerche. Carlo Cattaneo, ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.